Chi ha bisogno di catamarani o moto d'acqua? Ciao a tutti, da Luca CSS, immergiamoci in un nuovo una scarica atto di adrenalina, il Puppeteer, il nostro Kutaro Kalashnikov, la rocca del granchio. Un tempo questo nascondiglio apparteneva al capitano Gaff e alla sua ciurma di loschi marinai, ma come la sua nave era stato perso nella battaglia contro il potente Moby. L'isolotto, che prendeva il nome da uno scoglio a forma di chela, comparve davanti a Kutaro e al capitano Gaff riuniti insieme per un'ultima battaglia. E questa volta l'azione sarebbe stata davvero tagliente. Del granchio? Sì, cara! Il mio amato rifugio! Quanto mi è mancato! Godetevi la bellezza di quella sabbia liscia, le sue curve morbide, i crepacci vischiosi! Forza e coraggio, miei prodi! Andiamo! Ottimo tentativo, Kutaro! Ma per gli arrembaggi preferisco un attacco di petto! Avanti, pesciolino! Vediamo se riesce a superare l'allegra bracciola! Fuoco ai cannoni! Volete scappare? Via con gli esplosivi! Se proprio volete affondare il capitano Gaff, vi dà ecco una lo stronzetto mano. Che prima mollare ci ha spinto in mare! Botte! A te che simpatico! Porca nuvola! Andiamo a fuoco! Il capitano Testa Morta vuole farci saltare in aria? Testa Morta, adesso te lo vediamo noi. Altrimenti saremo sepolti in fondo al mare. Kutaro! Vedo che hai reso Calibros più potente e dolcezza. Vedete, vuoi provarla? Prova a tagliare questa! Smettila di sforbiciare a caso! Basta un taglio al momento giusto! Basta! Hai visto che Calibros ha cambiato colore? Dai subito un'altra sforbiciata, così volerai più distante e veloce di prima! Con tempismo! Taglia! Taglia! Capito? Che combini, Basti? Allora vediamo se riesci a raggiungermi! Calmati e riprova, carino! Non c'è fretta! Prova a tagliare lentamente! Che combini, pasticcione! Non c'è fretta! Prova a tagliare lentamente! Che combini, pasticcione! Combino che adesso vengo là e ti taglio in due, strega maledetta! Calmati e riprova, carino! Ecco, sapevo che avevi talento! Che non guasta, visto che questa nave sta per affondare! Ti conviene trovare una via di fuga! Intanto io vado ad abbronzarmi! Ciao ciao! Ok, altra testa provata! Intanto l'allegra bracciola continuava ad ostacolare inesorabilmente il nostro eroe. Non c'è via di uscita, ma forse puoi tagliare quella roba appiccicosa. Abbiamo talmente poche vite che qua si rischia di dover rifare il livello. Non vedi un po'.
ce la faremo o non ce la faremo? L'interno del Mobi era completamente rivestito di tubi e reti aggrovigliate. Credo che tu debba tagliare in cerchio. Molto bene, perfetto. Un sottomarino dentro un sottomarino. Che storia è? Del capitano Gaff stavano facendo parecchi danni al Mobi, dentro e fuori. A quel passo non importa che siamo qui dentro! La testa! Abbiamo dimenticato la testa. Il Mobi era diventato un inferno letale. Il motore poteva saltare in aria a momenti. E come se non bastasse, a mettere fuori gioco Cuparo ci avrebbe pensato l'acqua. Come non dovremmo essere qui? Bene, siamo senza testa. Il Mobi era diventato un inferno letale. Il motore poteva saltare in aria a momenti. E come se non bastasse, a mettere fuori gioco Cuparo ci avrebbe pensato l'acqua. Come non dovremmo essere qui? Ma perché non metti via quella pala? Ehi! Cos'è quello strano macchinario? Chissà se quello è un suggerimento. Pressione in aumento. Attivare ventilazione manuale. Così è inutile. Vanno raffreddati nell'ordine giusto. Altrimenti siamo fritti. Uno, due, tre, quattro. Ok.
Ma non c'ha fan culo, va. Ma scioccia. Bene. L'ultima volta che vi ho visti stavate affondando e ora piovete giù dal cielo. Complimenti per l'improvvisazione. Te la do io l'improvvisazione, brutto cornuto. Come hai osato bombardare mentre io e Kutaru eravamo ancora sulla nave? Beh, wow, che fortuna spacciata! Ah, prevedo guai, amici miei. La fortuna ha voltato le spalle al vecchio Gaff. Perché? Che problema c'è ora? Ah, la rocca del granchio è una fortezza quasi impenetrabile. Le rupi ostacolano anche le navi più imponenti, mentre le mura del castello sovrastante scoraggiano anche i migliori scalatori. Per non parlare del sentiero tortuoso che conduce in cima, o dell'infinità di cannoni che ci ostacolerà. Ah! Sarà difficile stanare quelle canaglie. Bene, quindi praticamente non c'è modo di inseguirli. Ah, ho detto quasi impenetrabile. Il capitano Gaffa la conosce come le sue tasche. State a guardare. Caspita, che cannone! Lo chiamo il Grande Tom. Può raggiungere l'isola da qua giù senza che se ne renda conto. Mi piace. Spariamo contro quell'isolotto senza risparmiare colpi. Kutaro, questo è un lavoro per due. Mettiti subito in posizione. Non vorrei mica... Fuoco! Kutaro uscì sparato dalla bocca del cannone con un boato lanciato verso la rocca del granchio a gran velocità. Sei davvero un infame. Ah, la rocca del granchio, la... Che forte! Dei piccoli granchietti! L'isola a forma di chela era stata la dimora di una banda di feroci... No, siete proprio dei bei granchietti! Una banda di feroci granchietti e... Ah, smettila di confondermi! Una banda di feroci pirati al servizio del capitano Gaff, ovviamente prima dell'arrivo dei generali Cinghiale e Pecora. Kutaro, dove cazzo le tiene? Salve, base segreta dei pirati! Kutaro, Sicarina! La vostra missione, se deciderete di accettarla, è di recuperare i frammenti della gemma lunare degli agenti Cinghiale e Pecora. Questo messaggio si autodistruggerà tra... Ah, scotta! Imbranato! Adesso muori. Beh! Che cosa diamine? Ehi, guarda questo ceppo. Non ti sembra un polpo? No, ma vaffanculo, va. Ci vediamo qui dal prossimo video e un saluto a tutti da Luca CSS. A tra pochissimo. Ciao ciao.